l'intelligenza, la lungimiranza del Presidente rinnovato nella sua carica Pietro Di Michele, ma di tutto il gruppo dirigenziale Riccardo Spampinato e Marco Terranova, fa sì che oggi questa società sia in terra siciliana per una 3 giorni estremamente importante che vede appunto le problematiche della odontoiatria sociale sviscerate a più livelli. Questa mattina abbiamo avuto il rapporto preferenziale e diretto con le istituzioni politiche, che sono poi gli interlocutori più importanti per far sì che tutto questo grosso sforzo che la SOCI mette a disposizione dell'utenza possa raccogliere i frutti sperati. Io sono un docente del corso di laurea di Napoli, mi auguro di poter organizzare anch'io una giornata con questa valenza scientifica, culturale, ma ancor più propositiva, per far sì che anche la Regione Campania possa usufruire di questa grossa esperienza che il dottore Di Michele mette a disposizione di tutti quanti ne facciano richiesta. Sicuramente c'è una problematica di fondo, quella della gestione corretta e integrata delle strutture già presenti sul territorio. Probabilmente paghiamo lo scotto di una non sinergia tra le varie strutture, che potrebbe invece avvalersi, a mio giudizio, di quelle che sono le esperienze che appunto Pietro Di Michele mette a disposizione di tutti quanti. La corretta gestione di quello che già è presente sul territorio già rappresenta una grossa possibilità di miglioramento. Certo, nell'efficienza verrebbero poi fuori ad un'attenta analisi anche delle possibilità di incremento della proposta sanitaria che viene offerta all'utenza, ma sicuramente questo viene in un secondo momento dopo un'attenta analisi dell'esistente e la razionalizzazione dell'uso della stessa.